mi è venuta un'Ikea con la spazzola leva pelucchi Bastis. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? Oggi mi è venuto un Ikea natalizio, o meglio, io lo sto facendo natalizio, ma voi potete farlo per qualunque stagione, perché l'idea che è fighissima! Allora, innanzitutto, se non sei iscritto su Arte per te, ferma, frenata brusca, iscriviti, qua sotto trovi il tastino, clicca su iscriviti e rimarrai aggiornato su tutti i miei video, specialmente se cliccherai anche sulla campanella. Iscrivetevi anche sulla pagina Facebook e su Instagram, vi aspetto su tutti i social di Arte per te. In più, oggi vi faccio vedere come trasformare una banale spazzola leva pelucchi, questa qua, in un roller stamp, cioè uno stampino che, passandolo sulla carta, dipinga di una fantasia creata da voi tutto quello che desideriate. Volete vedere come? E allora andiamo a fare il nostro stampino facile da usare, spostiamoci di là e vediamo come si fa. Ed eccoci pronti per creare i nostri timbri con le nostre spazzole leva pelucchi, due spazzoline dell'Ikea per togliere i pelucchi. Ci occorrerà una o due spazzole, quelle che avete in casa, dei cuscinetti con inchiostro, io ne ho uno argentato che è bellissimo, del semplice foamy, gomma crepla, magari quella che avete scartato perché avete fatto male dei disegni e non potete più utilizzare. Quindi potete prendere qualunque foamy da riciclo, un paio di forbici, delle forbicine. Poi, per le amanti della creatività, ho qua delle fustelle, dei fiocchi di neve che userò insieme alla Big Shot. Taglierò i fiocchi di neve in foamy, quindi li userò per stampare con la spazzolina. Ovviamente, se avete la Big Shot, avrete sicuramente anche le piastre di plexiglass per timbrare. Però io così vi faccio vedere come trasformare del foamy magari in timbri che non avete, oppure per fare giocare i vostri piccolini senza dare il vostro materiale più pregiato, ma questo lo vediamo dopo. E poi le cose da decorare, io farò della carta regalo, quindi ho della carta pacchi, dei cartoncini per fare dei biglietti e poi voglio decorare anche la mia agenda. E ci occorrerà anche una matita, cominciamo subito. Come prima cosa disegniamo il soggetto che vogliamo imprimere e vogliamo stampare sulla nostra carta. Io ho deciso di fare tante stelline. Devono essere disegni semplici queste, perché questa è anche una tecnica adatta ai bambini. Dopo averle disegnate, ritagliamole. Ritagliate tutte le stelle, io le vado ad appiccicare sul corpo della spazzolina. Ne ho di diversi colori perché le ho prese da diversi foamy, ovviamente. Ok, ho riempito il rullo di stelline. Ora ritaglio un piccolo cartoncino per il corpo del biglietto. Ecco qua, che si apre così. Quindi scelgo il colore che preferisco. Nel mio caso, per questa opzione, prenderò l'argento e comincio a tamponare tutte le stelline, che piano piano diventeranno tutte argentate, così. Ok, fatte diventare argentate tutte le stelline sul rullo, passiamole sul nostro bigliettino. E voilà! In un attimo il bigliettino di Natale è bello e fatto. Potete così anche semplicemente decorare un'agenda. Si prende la parte che volete decorare e voilà, e si ripassa con le stelline la carta per i vostri regali. E semplicemente così passiamo di seguito e facciamo tutta la nostra carta pacchi in un attimo, tutta decorata con le stelline. E voilà! Visto che bella la mia nuova carta regalo? In un attimo!
basta una spazzola levapelucchi, cuscinetto d'inchiostro e un po' di fommi. Ora vi faccio vedere come fare invece una cosa simile ma ancora un pochettino più articolata con la Big Shot. Posiziono i miei timbrini, metto il fommi, proteggo con l'altro disco e voilà! Estrapoliamo i nostri cristalli di neve, un taglio così preciso non potremo averlo a mano libera. Prendo l'oro, faccio un mix tra oro e argento. Voilà! Quest'anno i miei pacchetti saranno davvero strepitosi. Adesso provate anche voi. O figure così articolate con la Big Shot, o figure molto più semplici ma allo stesso tempo molto carine a mano libera. L'importante è avere le spazzoline e le levapelucchi. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao! Visto che belli i nostri roller stamp e visto che è facile farli, allora, quelli manuali, io qui quello con le stelline, veramente sono molto molto semplici da fare. Quello con la Big Shot sono ancora più semplici perché fa tutto la Big Shot, ma soprattutto vengono dei disegni molto più articolati, molto molto più articolati. Che ne pensate? Quest'anno carte da regalo personalizzate, bigliettini tutti fatti in serie, così wow 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 velocissimamente. Io credo che sia un'idea carina soprattutto per fare giocare i più piccoli insieme ai grandi e per personalizzare veramente i pacchettini, i regali, per dare quella nota di differenza, di diverso, di creativo alle vostre cose. Naturalmente questa tecnica potete applicarla in ogni momento dell'anno, con i palloncini per le feste, con le rose in primavera, insomma come vi pare, basta stuzzicare la creatività. Mi raccomando, pollice in su se questo video vi è piaciuto, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, venitemi a trovare su 2Q1K, il mio canale di cucina, e su Ombretta, il mio canale, quello più personale, dove vi parlo un po' più di me, e basta, vi aspetto qui sempre per il prossimo video, sempre di Natale, che ne dite? Già ne ho uno in cantiere? Fantastico! Ditemelo voi comunque, aspetto i vostri suggerimenti. Vi mando un grande bacio e spero che il video vi sia piaciuto. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima, ciao! Ciao!